Eccoci qua, siamo a Monastir. Questo è il treno che collega Monastir con Sus e dura circa 25 minuti, pagato un dinaro 29 centesimi. Senza indugi attraversiamo, c'è il pullman, entriamo nella porta che entra nella Medina Bab al-Gabid di Sus. Sus è una piccola città di pescatori che si affaccia sul bello quello che si affaccia sul mare, dista 200 km forse dalla capitale Tunisi e 25 minuti dalla città un po' più grande che è Sus, che è la terza città più grossa della Tunisia. E qua niente, sono nel centro, oggi è sabato. Questo è la città dove è nato il presidente. Ora sinceramente non mi ricordo bene come si chiama, ma adesso cerco di ricordarmelo o almeno andarlo a leggere. Andiamo in direzione del suo mausoleo. Questa che abbiamo davanti a noi è uno dei posti più importanti proprio vicino al centro. Si chiama Murghiba Moschea, la moschea del primo presidente della Tunisia, quello che poi ha iniziato a far cambiare le cose. Ci dirigiamo verso il memoriale di Bourguiba. Adesso non so bene come si chiama. Comunque, questo qua è l'ingresso. Oppala, stavo per inciampare, anzi sono inciampato. Quello là è il forte che poi andiamo a visitare dopo. Lì c'è un cavallino con la carrozza. Qua c'è un signore che sicuramente mi chiederà qualcosa. E invece no. Allora, proseguiamo dritto fino al memoriale e poi vediamo di dire qualche cosa. Alla destra c'è un grossissimo cimitero. Allora, adesso parliamo del mausoleo Bourguiba. Spero che si dica così. È una tomba monumentale a Monastir in Tunisia. Contiene i resti dell'ex presidente Habib Bourguiba, il padre dell'indipendenza tunisina, morto il 6 aprile 2020. Il mausoleo fu costruito mentre Bourguiba era ancora in vita, nel 1963, in un moderno stile arabo-musulmano. Si trova nella parte occidentale del cimitero Sid El Mezzeri, il principale luogo di sepoltura della città, alla fine del vicolo principale che è lungo circa 200 metri, 660 piedi, e largo 30 metri, 98 piedi. L'edificio è fiancheggiato da due minareti alti 25 metri, 82 piedi, e sormontato da una cupola dorata tra due cupole verdi. Il cancello d'ingresso nel mausoleo e il cancello che lo separano dal resto del cimitero sono esempi di arte tunisina. Oltre all'ex presidente e alla sua prima moglie, Matilde, il mausoleo ospita, in altre due sale, i corpi dei genitori, i fratelli e di altri membri della sua famiglia. Il mausoleo è stato ampliato nel 1978. All'interno del mausoleo si trova un piccolo museo che ospita alcuni oggetti personali del presidente Bourguiba, la sua scrivania, il palazzo presidenziale di Cartagine, le sue penne, i passaporti, le carte d'identità, i suoi occhiali, ma anche le foto dei suoi abiti, sia occidentali sia tradizionali. Il jebba, il cecia e fez.
Questo è il mega cancello. Per entrare bisogna passare a destra e qua c'è il mausoleo. I minareti alti 25 metri. Il Ribat di Monastir è un Ribat a struttura difensiva islamica, situata a Monastir in Tunisia. È il più antico Ribat costruito dai conquistatori arabi durante la guerra musulmana del Maghreb. È anche il monumento più importante della città di Monastir. È stato fondato nel 796 dal leader Ebbe Said e governatore dell'Ifraqiya. Poi sono stati ovviamente fatti diversi miglioramenti, diverse modifiche. E anche l'espansione effettuata da Abdul al-Qasim nel 966. Inizialmente aveva una forma quadrilatera, ma poi è stato ristrutturato in una composizione di quattro corpi di fabbrica con due cortili interni. C'è una scala a chiocciola con un centinaio di gradini dove si accede alla torre di guardia. Di notte si scambiavano i messaggi visivi con le terre dei Ribat vicini. Oltre alle piccole stanze dedicate al Mujahideen, gli adoranti che seguivano la preghiera e meditazione durante il servizio militare, il Ribat ha due moschee, la più grande delle quali ospita oggi una collezione unica di materiali culto e materiali industriali medievali tradizionali. L'uscita della scuola coranica. C'è un minareto là. E là c'è la grande moschea, quindi vanno tutti a pregare in questa monastir molto islamica. Couscous tunisino. Non è andata a mancare. Non è andata a mancare. Non è andata a mancare.